Io voglio semplicemente dire le motivazioni che ci spinsero a iniziare un progetto qui all'Olmo Forte. L'idea venne fuori anche su fatti specifici, se vi ricordate bene, per cui ideammo questo progetto e l'esperienza maturata nell'ambito delle iniziative portate avanti mi ricordano due cose. Primo, la competenza e la qualità degli istruttori. Avete un patrimonio, ve lo voglio dire perché è la realtà. La qualità dei relatori. La Marcheselli si approcciò a questa iniziativa, mi ricordo anche gli incontri che facemmo con la struttura sanitaria in riferimento a questo, proprio perché volevamo dare la scientificità a tutta questa iniziativa. E due referenti interni, tra cui un dipendente della ASL che ci dette una mano nel gestire un po' tutti gli aspetti operativi. E credo che la gioia che posso provare è sapere che queste iniziative continuano, anzi si accrescono culturalmente, e questo è un fatto positivo. Questo vuol dire che siete un gruppo, un esempio per tutto il mondo dello sport, e guardate che l'esempio di tutto il mondo dello sport l'ebbe a dire anche il magistrato che ci fece l'incontro sul bullismo allo stadio. Credo che anche lei abbia parole di riconoscimento nei confronti di una società, e guardate bene che oggi, anche se è problematico ripartire, seguitemi in quello che sto dicendo, le problematiche che presentano i ragazzi sono triplicate, perché il valore relazionale che poteva dare il movimento, lo sport, l'educazione fisica a scuola, tutto è mancato completamente. E l'aspetto relazionale è finito nel cellulare, che è una cosa bestiale, se si pensa bene. È una cosa in cui si snatura i rapporti tra gli individui. E questo, secondo me, ci porterà, mi auguro, di superarle, perché poi il favore italiano, però pensate bene, il bambino che normalmente dalla scuola finiva con il rapportarsi anche sui problemi della scuola o genitore, ora lo fa tramite il cellulare, e questo è grave. Questo manca effettivamente un elemento di riferimento per la crescita in un contesto in cui il ragazzo cresce e acquisisce valori nel rapporto con l'altro, e questo, se devo essere sincero, un po' mi preoccupa. Mi auguro che lo sport riesca ancora una volta a superarsi, perché credo che questo sia un messaggio da lanciare nel modo più assoluto. In ogni modo, complimenti a Marcheselli, grazie per il contributo di riflessione che ci hai posto. Grazie a Ciccio, che ormai è diventato un amico e senza cui, anzi abbiamo tremato tutti quando cadde, però pensiamo tutti che un pensiero alla Madonna e conforto si è fatto senz'altro, per cui lo vediamo volentieri con noi. Un grazie di cuore a tutti.